Ciao Charles! Benvenuti boys and girls! Mi metto le cuffie, avevo paura che Charles mi sparasse un ciu. Ma certo Charles, del resto quante belle gambe che abbiamo, I miei più vivi complimenti! Oggi però anch'io sono pronto! Mi sono fatto trovare preparato e ho martelli, fucili, pazze cose, bombe di tutti i tipi e soprattutto i miei veicoli! Pronti a distruggerti Charles! Perché sarà vero, tu sei un treno potente ma... treno versus autobus gigante, chi potrà mai vincere, Beh, se lui tira avanti quelle zampe terribili, potrebbe effettivamente metterci i bastoni tra le ruote. Anzi, le zampe tra le ruote. Avete capito? Zampe. Vado a schiantarmi adesso! Charles! Beccati questo, Charles! Oh, penetrazione abissale, Charles! Non te l'aspettavi questa, No, che non te l'aspettavi, che bello, anche esplosione alla fine! Charles, fa male, Fa male non essere più l'unico che può distruggere l'altro! Fa male! Guarda la tua ciminiera, Oh, babomba, baby! Bellissimo, vediamo se queste belle zampe sono resistenti così come sembra, Sembrerebbe di sì, complimenti! Quanto sei brutto! Ma voi soprattutto avete visto tutti quanti i miei video su Ciuciu Charles? Vi è piaciuto il gioco di Charles? Io ci sono rimasto un po' in fissa, devo dirvi la verità. Quando una cosa mi piace parecchio, poi dopo infatti la state vedendo oggi qui su Teardown, mi ci sono proprio fissato un pochino, è bellissimo! Quest'idea di questo treno gigante, no? Che è bellissimo e lì tutto mostruoso, bello e brutto allo stesso tempo. E ovviamente oggi per l'occasione il vostro Lion ha anche qualche arma segreta. Però prima vorrei schiantarmi sul suo muso, almeno qualche volta. Questo non so se vale come punto oppure no, perché qualche dente gliel'abbiamo buttato giù, Charles, oh, ma ne hai tanti, che te frega. Guarda quanto sei dentato ancora. Vi ricordate quando 3 secondi fa ho detto che era bello? Sto un po' ripensando, cioè è brutto parecchio, Ma proprio brutto. Cioè, ma è veramente brutto, Madonna, guarda che faccia che ha. Proprio brutto. Dove è finita la macchina? Se l'è mangiata? Dov'è il camion del legname che gli ho tirato contro? Charles, ti sei mangiato il camion del legname? Sei un pazzo, ma cosa fai? Beh, allora, non mi lasci altra scelta che andare giù con le armi pesanti. Un bel meteorite. Charles, ti senti così figo da poter affrontare anche un meteorite? Vediamolo. Vediamolo. Ba-ba-ba! Su! Ti dirò. Mi aspettavo che avrebbe rotto di più il mio Gianfilippo. Invece, questo meteorite è stato fluido come una mosca. Guarda. Ha fatto il suo danno, la pepina se l'ha fatto il suo danno. Bello schianto, broderigno. Però adesso sapete come la vedo io. È un po' un peccato avere un Charles così rotto. Per quanto ancora funziona, però vorrei un Charles nuovo io. Quindi terminiamo di distruggerlo. E per l'occasione io direi che Iron Man contro Ciuciu Charles. Dobbiamo vedere che cosa succede. Vediamo se possiamo tagliargli almeno le gambe di dietro, 3, 2, oh no! Vai Giarquinto! Vai! Sì! Sì! Mamma mia! Ma tutte gliele abbiamo cioncate, Tutte gliele abbiamo cioncate! Charles, come mi dispiace! Oh, sei anche... prendi anche bene fuoco! Beh, giustamente, un treno sarà pieno di carbone dentro. Allora sarebbe un vero peccato, Charles, se qualcuno arrivasse e ti desse fuoco a tutte le zampe. Cavolo, sarebbe veramente un danno se questa persona cattiva così inaspettatamente arrivasse e desse fuoco alle zampe di Charles, trasformandolo tra l'altro nella sua versione boss. Perché non so se ci avete dato caso, ma la sua versione boss c'ha tipo tutte le fiamme intorno alle zampe, Mi ingrippa parecchio, Charles, non so perché, però mi piace, è interessante. Tra l'altro non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io. Nel mio libro dei mostri, dentro c'è una storia, La strada per il cimitero, dove c'è come protagonista un treno demoniaco che uccide le persone lungo questa strada. Voi dovete leggerla insieme alle altre 28 storie che ci sono nel libro dei mostri.
con anche illustrazioni bellissime e identikit dei mostri per sapere dove trovarli. Quindi mi raccomando, se vi fa piacere, io sarei felicissimo se voi consideraste l'idea di andare a comprare il mio libro dei mostri. Adesso però, Charles, è arrivato il momento di distruggerti. Non puoi rimanere in giro così tanto. Quindi, se sei d'accordo, tirerei prima di tutto via le tue gambe. Giusto, perché così non se ne può andare. Se no quello lì, lo sapete come fa, con quelle zampe pazze inizia a fare tutto così come un drago, e non va bene. Allora adesso gliele togliamo, così rimane fermo. Anche questa. Sì. E qua sarà arrabbiato, questa cosa sento che gli ha fatto male. Lo ha fatto arrabbiare, starà lì a dire: ah, dai, dai, schifoso, schifoso, le mie zampe, come ti permetti, le mie zampe. Ma noi non abbiamo paura né di lui e né di quello che ci può fare. Ale, tutte le zampe tagliate. Rimane un'ultima cosa. Questo bel vagone, questo meraviglioso vagone, sarebbe un vero peccato. Ma proprio un vero peccato se qualcuno ci mettesse dentro un buco nero. Porca miseria, sarebbe veramente un peccato. Proprio un bel buco nero. Bello grande, dentro qua. Mettiamolo. Ah, Charles, io sarò anche morto mettendo il buco nero dentro il tuo vagone. Ma adesso ci muori anche tu, fratello dei fiori. Fammi avvicinare un po', anzi, dei fiori, un accidenti. Perché sai quanto inquina, Charles, con quelle ciminiere, E poi soprattutto, sopra ogni cosa, Charles si è mangiato nostro zio, ve lo ricordate? Guardate, adesso noi gli stiamo restituendo il favore mangiandoci il suo vagone. Vedete tutte quelle linee? Sentite il mio computer che inizia a fare con le ventole che non gliela fa più. È un segno del fatto che tutto sta andando per il verso giusto. Però fermiamolo, perché altrimenti qua succede che poi gli esplode qualcosa. Me lo sento già. Vediamo un po'. Beh, dovrebbe... Peppino! Peppino, che buco! Peppino, che foro! Peppino, che sfera! Concava! Madonna! Beh, Charles, a questo punto mi sa che ti dobbiamo ripulire, perché qui sei completamente andato a festa. Non ne rimane più niente. E per questo motivo oggi c'è una cosa che dobbiamo fare. Glielo dobbiamo, lo zio, il zio, il mi zio. C'è bisogno che zio veda quello che stiamo facendo a Charles. C'è bisogno che zio assista a questa cosa, per avere vendetta, capite? Per avere vendetta, zio. Zio anche conosciuto come zio Limone. Vieni qui, zio Limone. Siediti qui. Oh no. Zio, cosa? Va bene, zio, vuoi stare lì in prima linea? D'accordo, zio. Puoi stare dove vuoi. Ti porto in una posizione di vantaggio, così che tu possa gustarti bene questa cosa. Ah, zio, vuoi picchiarlo con le tue mani? Zio, fermati, zio, cosa fai? Zio, zio, sei un lottatore di sumo pazzo, zio, fermo! Zio, oddio, zio, ti devo tenere, sei tutto fuori di testa. Mettiti qua, zio. Zio, fermo, con la prostata fuoriuscente, stai fermo, zio. Fermo. Rimani lì, adesso ti faccio vedere io come puniamo Charles. Tu devi solo stare fermo e goderti lo spettacolo, ok, zio? Stai lì, Guarda qui, zio, Guarda, non ti distrarre, zio. Per te è questo, Zampa numero uno, zio, hai visto? Zio, però devi guardare, zio. Zio, ti nuclearizzo la prostata se non guardi, zio. Zio, guarda, Zio, per te è questo, hai visto, zio? Che lui voleva usare le zampe contro di noi, no? Guarda, guarda come le muove. Guarda come gliela taglio, zio! Questo è per te, Ecco qua! Aspetta che questa è un po' più dura, zio, non ti preoccupare che mo... Gliela tagliamo bene! Ah, zio, hai visto? Zio? Zio? Zio, non stai dando soddisfazione però, Cioè, mi aspettavo un po' di giubilo dalle tribune lì io, Cioè, ti sei accontentato di menare le mani un po' come se fossi al bar, tra una lotta tra ubriachi, e poi io te lo sto... tagliuzzando, Ciuciu Charles, per te. Guarda come gli cadono le gambe. Guarda, guarda addosso, zio. Zio, stai a vedere. Zio, che spettacolo unico e raro, zio. Zio, qua hai guardato. Zio, non guarda, raga, è un imbecille. Beh, allora mi fai arrabbiare però, zio, Cioè, zio, così. Cioè, allora a questo punto mi duole dirlo, ma quasi quasi ha fatto bene Ciuciu Charles a mangiarti. Lo dico, l'ho detto. Cioè, zio non dà soddisfazione, è un imbecille. Vabbè, me le prendo da solo le soddisfazioni, ragazzi. Finiamo di distruggere questo Ciuciu Charles e poi ne prendiamo un altro per provare
La nostra arma segreta. Oh sì, però quanto mi piace questa. Oh, questa è proprio sagace, eh. È proprio sagace. Secondo me per concludere questo in bellezza ci vorrebbe una piccola nuke. Piccola, non grande. No, 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 non un buco nero. Una nuke, ho detto proprio bene. Voglio una nuke. Oh, anche lo schiocco di dita di Thanos, eh. Potremmo nuclearizzare un pezzettino di Charles. Dai, proviamo. Ok, mi raccomando, non rompere il computer, eh. Mi raccomando, non rompiamo il computer. Non è un pezzo tanto grande, è un pezzettino del tetto. Ecco qui, vedete? Si inizia a sgretolare. Possiamo romperne più di un pezzo insieme, forse. Magari è meglio di no, ma chi se ne frega, facciamolo lo stesso. Vai, schiocca Thanos. Bravo, bravo. Ah, sì, guardate. Guardate come sta smandigando tutti i pezzi di Chuchu Charles. E sì, il mio computer soffre, ma non è abbastanza. Bisogna farlo soffrire di più, ragazzi. Ci serve adesso. Ci serve. Questo era buono, eh. Anche questo era buono. L'altro buco nero pure era buono. No, ci serve un asteroide sopra la cucuzza di Charles. Sì, questo è la botta finale. Resisti, Gianfilippo. Qua scassiamo il treno. Vai, Meteoric Power. Ehi, vedo che tutto fischia, le ventole, un drago c'è lì dentro, tutto giumba, ma giumba, non regge. Ma guardate che si vedono fotogrammi, ancora funziona. È tutto funzionante. Mamma mia, più o meno. Insomma, non proprio perfettamente, in realtà. Però è tutto funzionante. Per un attimo si era bloccato qualcosa. Ho sentito bene io. Però va tutto bene. Charles è morto. Ancora una volta. Ma non è abbastanza morto. Perché come vi ho detto c'è ancora qualcosa da provare. Qualcosa di importante. Qualcosa di adatto a Charles. Certo, perché lui merita una distruzione personalizzata. Fatta su misura per lui. Il mio amico Charles. Il mio amico Charles. Dovrebbe essere... dovrebbe essere da qualche parte qui. Forse questa. Potrebbe essere questa ruspa. Perché ricordo di aver chiesto a una specifica ruspa indistruttibile in questo mondo che potesse distruggere Charles. Abbiamo anche i Chernobog però. Quindi io inizierei con uno di questi. Perché secondo me questi vanno bene. E poi penso che la ruspa sia quella. Dovrebbe essere la più grande di tutte. E mi pare che più grande di quella ce n'è un'altra uguale dietro, effettivamente. Potrebbe essere quella. Dopo proviamo. Se è quella giusta ce ne accorgiamo, perché distruggerà benissimo. Vai adesso con i missili Charles. Mamma mia, gli abbiamo troncato anche l'ugello di Charles Lil. La ciminiera. Che urto mamma mia. Che urto perfetto. Dov'è la testa di Charles? Voi la vedete? Io non la vedo più. Qua questi dovrebbero essere dei denti. Ma glieli abbiamo totalizzati, neutralizzati, squacquarizzati. Muovi le zampe tu. Ne hai voglia di muovere le zampe? Non serve a niente. Proviamo la ruspa adesso. Però condiamolo un po'. Condiamo, perché se è veramente così forte e indistruttibile come dovrebbe essere, diamole qualcosa in più, no? Diamole qualcosa per cui essere effettivamente indistruttibile. Riempiamole la pala di moltissimi C4. Così sono abbastanza? No. Così forse? Così forse. Sì, adesso sono abbastanza. Giusto un paio anche su quest'altro lato della ruspa. Per esagerare, no? Per esagerare un po', per mettere nei guai il mio computer. Ok, ora, quando arriviamo in prossimità di Chuchu Charles, dobbiamo attivare le nostre bombe. Sì, questa ruspa la vedo bella potente. Questa qui è la VC. Che può anche significare che è il water, no? Ma in questo caso no. In questo caso è la VCC. Quindi è un water supremo. Beccati questo, Charles! E ho rotto il computer? No! Funziona ancora tutto! La ruspa ha fatto un cratere voraginoso! Però abbiamo fatto esplodere le bombe troppo presto. Porca miseria, dovevo aspettare un attimo di più. Perché quelle facevano un bel buco, eh? E invece l'abbiamo fatta esplodere troppo in fretta. Abbiamo sparato troppo in fretta. L'emozione è stata quella, eh. È stata l'emozione. Però vedevo anche questa bella macchina. Con le sirene. Macchina della polizia contro treno Chuchu Charles.
un'interessante prospettiva. E allora, beccati questo! Deludente, cioè fa venire da piangere. Se qualcuno di voi in questo momento ha pianto, posso capire benissimo perché. Però, attenzione, perché c'è qualcosa che non ci fa mai piangere, che fa piangere invece Ciuciu Charles, che le lacrime gli colleranno dagli occhi come proprio così, che piangerà come un bambino piccolissimo. Ed è, ovviamente, il solo, l'inimitabile, il permanente, l'onnisciente questo non lo voglio. Armandissimo! Ed eccolo qui! Lui farà piangere Charles. Charles, metti le braccia davanti, fai quello che vuoi, non ci basterà un milione di treni per fermare Armandissimo! Pronti? Ok, ci vuole un po' di rincorsa. Pronto, Armandissimo? Questo è il momento che abbiamo sognato per mesi. Un rivale all'altezza tua, Armandissimo! Anzi, sai cosa ti dico, Armandissimo? Prima testiamo. Prendiamo prima Armandino, poi Armando e poi Armandone. E vediamo un po' il livello di resistenza di Ciuciu Charles. Beh, Armandino, tu non sei... Armandino, voi lo vedete piccolo. E dite, ah, Armandino, se la ruspa ha fatto quel buco e hai detto che era così indistruttibile, Armandino non farà niente. E invece guardate qua, nella botte piccola, c'è il vino che passa bene. Vai, Armandino! Vabbè, è stato deviato dalle gambe di Ciuciu Charles. E beh, del resto le ha messe su apposta lui, eh. Si è riparato apposta perché sa che deve aver paura. Brutto gambero che non sei altro. Gamberone, maledetto gamberone. Va bene, proviamo allora con Armando. Se Armandino non ha fatto il lavoro suo... Ah, tra l'altro vi dovrei presentare anche lei. Lei è Armanda. Armanda è un carro armato diverso dagli altri, perché è femminile ed è bella. E ha quel cannone bello zizzone pure, che funziona una meraviglia. E ha le gomme belle, rotonde, sferiche e potenti. Vai, Armanda! Erca miseria, Armanda! Vai, Armanda! Vai, Armanda! Erca miseria, Armanda! Quelle gambe di Ciuciu Charles sono proprio posizionate tattiche, eh. Secondo me non riusciamo a passare nemmeno con Armandissimo, eh. Mi assale questo terrore qui. Vabbè, proviamo... Allora, proviamo Armando. Abbiamo detto che Armando lo dovevamo provare. Proviamo Armando. Magari quel po' di dimensione in più sfonda le gambe di Ciuciu Charles. Vai, Charles! Vai, Charles! Ah, hai fatto un grave errore, Charles! Boom! È tutto il tetto! Sì, che bella esplosività! Bravo, Armando! È la dimensione che incontra il gusto. Armando, guarda come spara, è vizioso, eh! È vizioso, spara, Armando! Bravo! Bravo, 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 bravo! Ottimo buco, Armando! Eccellente performance per il carro armato di dimensione giusta, giusta! Adesso però rimane lui, Armandone! Quello grossone! Passa sopra tutti, Armandone! Armandone, a te! Cosa te ne Armandone, non cadere! Armandone, bravo, recupera strada! Vai, Armandone! Prepotenta! Bravo, bravo! Tu puoi tutto contro tutti! No, tranne con Armandissimo. Armandissimo, non lo disturbare perché ti spara. Ti nuclearizza, Armandone! Armandone vuole andare contro Armandissimo, raga. È matto. È impazzito. No! Ma cosa fai? Ma sei fuori di testa? Ma questa è una sfida bella e buona, eh! Bella e buona! Attenzione! Attenzione! Vedi, hai preteso troppo da te stesso. Hai fatto la figura del babanone. Hai fatto la figura del babanone. Dai, adesso cosa devo fare? Io ti devo prendere, ti devo raccogliere i pezzi io. E ti devo lanciare sopra a Ciuciu Charles. Per non farti fare figuracce. E però non è che devi sempre affidarti a me, eh? Armandissimo, Armandone. Cioè, fai fare brutte figure così. Se tu non provavi a distruggere Armandissimo, che è fuori dalla tua portata, non succedeva niente di tutto questo e facevi la tua performance per bene. Lasciamo stare, dai. Proviamo con Armandissimo. Questo fa il suo mestiere. Togli quelle braccia, Charles. Tanto non puoi fermare l'arrivo di Armandissimo! Ma guarda come coltello nel burro. È un coltello che penetra nel burro, ragazzi. Guardate come
come mi distrugge il computer, tra l'altro. Ma come passa senza timore. Bravo Armandissimo. Con te non c'è mai una delusione. Guarda che trebbiata. Guarda che trebbiata. Dov'è la faccia di Charles adesso? Voi la vedete? Io non la vedo. Guarda, gli butto anche un attacco aereo, giusto per gradire, eh. Questo mi ricordo che era bello pericoloso. Vediamo se arriva. Eccolo. Urca. Questo rompe il computer, eh. Questo rompe. Mi ricordo che questo rompeva il computer. Effettivamente, ora che ci penso. Però, dai, magari ci dà il gusto di poter vedere l'effetto di questo raggio laser dal cielo. Mi pare che qualcosa sta succedendo, eh. Siamo in trepidante attesa. Vedo dell'esplosione. Attenzione. Forse qualcosa esplode. Colpo di grazia? Oppure esplode il gioco? No, beh, non è esploso il gioco, ancora. Vedo che il raggio ha rotto parecchio, eh. Non so se voi riuscite a vedere dal poco che si vede. Però mi pare che effettivamente... ha rotto il gioco. Lo sapevo. Vabbè, ci fermiamo, ragazzi. Spero vi sia piaciuta la distruzione di Juju Charles. E per oggi... Vai già, Filippo. Ancora un giorno e poi ti mando in pensione. Lion out!